Grazie Alfredo, buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori da Pescara, Viale Benedetto Croce, la sede regionale della CGIL, per parlare, come dicevi tu, con Franco Rolandi, segretario della FILT CGIL, delle problematiche tante che riguardano il trasporto su gomma, su rotaia, trasporto urbano in vista della riapertura soprattutto delle scuole. Il 24 settembre ormai si avvicina. Rolandi, voi avete scritto questa lettera, sindacati uniti per chiedere un incontro con il sottosegretario alla giunta regionale con delega ai trasporti per affrontare le problematiche che sono davvero impellenti proprio riguardo il trasporto in vista dell'apertura dell'anno scolastico. Io vorrei focalizzare l'attenzione su due o tre problematiche che voi avete tra l'altro evidenziato in questa lettera: il trasporto con gli scuolabus, il trasporto più a lunga percorrenza con i bus o con i treni per gli studenti e poi l'igienizzazione di tutti i mezzi che verranno utilizzati. Sì, come diceva lei, in pratica sono state emanate le nuove linee guida che interessano sia il trasporto pubblico locale che il trasporto scolastico, quello dedicato, e proprio oggi dovrebbe essere varato il nuovo DPCM da parte del governo che recepisce appunto per l'appunto queste linee guida. Abbiamo due ordini di problemi. Uno, come diceva lei, riguarda in modo particolare gli scuolabus, quindi il trasporto dedicato degli adolescenti. E qui c'è un problema perché fondamentalmente è stato stabilito la possibilità di poter riempire i pulmini, i famosi pulmini gialli, fino all'80%, e questo limite può essere in qualche modo derogato e quindi arrivare fino al 100% nel momento in cui diciamo, i bambini non sostano più di 15 minuti all'interno degli scuolabus. Il problema consiste nel fatto che soprattutto nelle aree interne, io cito come esempio ad esempio l'area Vestina, dove il pulmino comincia a uscire fuori e andare a prendere i primi bambini già dalle prime ore del mattino, anche alle 7:30, per recarsi a scuola anche dopo tre quarti d'ora, a volte anche addirittura dopo un'ora. Quindi sarà problematico far rispettare questo limite, atteso che sicuramente molti bambini rimarranno a bordo del mezzo per più di 15 minuti. Poi ci sono invece i problemi più generali che attengono invece il trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro. Come diceva lei, la Regione, unitamente ad altre regioni del Meridione, ha deciso di posporre l'apertura degli istituti scolastici, quindi al 24 di settembre. Premesso che anche qui ha creato qualche problema, soprattutto nel trasporto interregionale, nel trasporto con le regioni limitrofe, perché ad esempio l'Abruzzo si trova in mezzo a due regioni, come il Molise e come le Marche, che invece apriranno le scuole già a partire dal prossimo 14 di settembre. E ci sono dei collegamenti, penso ai collegamenti ferroviari, che insistono su più regioni, quindi sicuramente ci sarà questo tipo di problematica. Comunque, essendo stata presa appunto questa decisione, noi abbiamo chiesto al sottosegretario De Annuntis appunto un incontro urgente, perché abbiamo la necessità di capire come queste linee guida saranno applicate nella nostra regione, atteso che è una decisione che è stata assunta in conferenza delle regioni, quindi è una decisione che è stata assunta da tutte le regioni italiane, e ci aspettiamo che queste decisioni siano in qualche modo rispettate. Lei parlava prima di l'igienizzazione, sanificazione dei mezzi, ma anche riferendosi a questo limite dell'80%. Quindi io voglio evidenziare che questo limite sarà di difficile attuazione, perché gli attuali mezzi di trasporto che circolano in Abruzzo non dispongono di servizi di rilevamento di contapersone e dispongono quindi di un metodo tradizionale, che è quello che ricade addosso esclusivamente al personale di guida, che oltre a effettuare il suo reale mestiere, che è quello di portare il pullman, dovrà vigilare sul fatto che le persone che salgono a bordo siano dotate di dispositivi di protezione individuale, quindi di mascherine, ma dovrà anche verificare questo limite in termini percentuali dell'80%, data dalla sommatoria dei posti in piedi e dei posti a sedere. Quindi è qualcosa di estremamente complesso e vogliamo capire con la Regione come intende assolvere a questo problema. E poi c'è, come diceva lei, la questione della sanificazione e igienizzazione dei mezzi.
Noi vorremmo che non venisse abbassata la guardia su questo aspetto, perché è fondamentale, insomma, che i mezzi, ma in generale tutti gli edifici, le infrastrutture delle aziende di trasporto siano quotidianamente, sistematicamente oggetto di procedure di igienizzazione, sanificazione e pulizia. Rolandi, vogliamo spiegare che ad oggi, dopo il decreto del mese di giugno, i mezzi pubblici viaggiano con una capacità del 70%, ovvero su 100 autobus disponibili oggi ne circolano 70. Questo al netto ovviamente della riapertura delle scuole e dunque delle corse, diciamo, bis per quanto riguarda il trasporto degli studenti. Voi auspicate che a breve tornino a circolare il 100% degli autobus? Sì, infatti questa sarà forse la prima cosa che noi andremo a chiedere al sottosegretario De Annuntis. Contrariamente a quanto sta accadendo nelle altre regioni italiane, l'Abruzzo è ancorato ancora all'ordinanza che il presidente Marsiglio fece a metà giugno, e che ha previsto che le aziende in pratica debbano garantire almeno il 70% dei servizi pre-Covid, 80% per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario. Noi, al di là del fatto che abbiamo dubbi anche sul fatto che le aziende abbiano rispettato queste percentuali, ma crediamo che ancor prima che si riattivi il sistema scolastico, quindi al 24 di settembre, le aziende dovrebbero già anticipare il riempimento al 100% dei servizi non scolastici. Noi ancora oggi vediamo troppi autobus in giro con la scritta autobus completo, il che significa che purtroppo molti cittadini, consideriamo che già c'è una situazione di estrema incertezza, quindi i cittadini devono riaffezionarsi al mezzo pubblico, perché c'era molto timore a prendere il mezzo pubblico. Se poi questi servizi non vengono garantiti, è difficile che ci possa essere questo riavvicinamento. Alfredo, linea a te per una domanda, una considerazione con il segretario regionale della FILT CGL. Sì, mi riallaccio a quanto stava dicendo, perché qualche giorno fa, proprio in un'altra diretta con Paolo Renzetti, abbiamo ascoltato la tua, che ha anche annunciato che ci saranno nuovi mezzi che verranno acquistati. Ecco, voi immagino siate contenti di questo, però attualmente la criticità c'è, e il rientro a scuola unito al ritorno a pieno regime degli uffici o comunque delle attività produttive forse potrebbero creare dei grandi problemi dal punto di vista del trasporto pubblico. Sì, io immagino che la mancata riattivazione dei servizi sia anche legata alla mancanza di mezzi, per cui non possiamo che accogliere favorevolmente la volontà dell'azienda di trasporto, come del resto anche delle altre aziende abruzzesi, di approvvigionamento di mezzi di trasporto, peraltro sfruttando anche un'altra ordinanza del Presidente della Giunta regionale che dà la possibilità alle aziende anche di sfruttare, di utilizzare altre aziende di trasporto, quelle che fanno autonoleggio, che fanno servizi a lunga percorrenza e che oggi per i motivi legati appunto al Covid sono ferme, quindi possono essere utilizzati questi mezzi per garantire quei servizi supplementari, quei servizi aggiuntivi che sicuramente saranno necessari con l'apertura delle scuole. Ecco, abbiamo parlato fino ad ora giustamente dell'utenza, che poi è l'obiettivo primario del trasporto pubblico, c'è anche il versante dei lavoratori. Da questo punto di vista, cosa e se c'è qualcosa che chiederete alla regione? Ma guardi, diciamo che i lavoratori dei trasporti hanno dato tantissimo, si è parlato molto spesso dei tanti lavoratori che durante la fase del Covid, penso ai lavoratori della sanità, hanno fatto degli sforzi straordinari per garantire un servizio pubblico. A me piacerebbe annoverare tra questi lavoratori che hanno garantito il servizio anche i lavoratori del trasporto pubblico locale, che soprattutto nella fase iniziale, quando c'erano anche difficoltà, c'era tanta paura e soprattutto c'era anche difficoltà ad approvvigionarsi di dispositivi di protezione individuale, quindi i lavoratori molto spesso stavano anche senza mascherine, senza la possibilità di igienizzarsi, insomma. E quindi sicuramente peraltro hanno dato tantissimo anche in termini di sacrifici economici, perché ovviamente con la chiusura
delle attività, questi lavoratori sono stati messi in cassa integrazione, o meglio nel fondo straordinario di solidarietà. E non tanto per i lavoratori di Tua, che comunque hanno visto, si sono visti garantire l'anticipo dell'ammortizzatore sociale da parte dell'azienda di trasporto regionale, ma nelle aziende private vi posso garantire che ci sono ancora lavoratori che stanno aspettando l'ammortizzatore sociale, e quindi sono stati in pratica da marzo, da aprile, senza stipendio e senza ammortizzatore sociale. Paolo, per la chiusura del collegamento. Sì, per la chiusura, proprio con Franco Rolandi, l'ultima domanda, proprio a proposito di tutto quello che abbiamo detto in questo collegamento. Voi comunque proseguite un'interlocuzione con i vertici della Tua, del trasporto unico abruzzese, insomma c'è comunque una interlocuzione, ci sono dei problemi, ma io ricordo anche le polemiche che i sindacati portarono avanti negli anni scorsi anche con le altre gestioni del trasporto pubblico. A questo proposito, invece, come sono i rapporti con l'attuale Presidenza? Allora, intanto dovremmo fare un distinguo, perché quando parliamo di trasporto pubblico locale parliamo di un'interlocuzione intanto istituzionale e regionale, perché il trasporto pubblico locale insomma è una voce di spesa regionale, quindi le norme che vengono decise a livello regionale. E poi c'è l'interlocuzione con la principale azienda di trasporto, che è un'azienda pubblica. Diciamo che le cose non è che siano molto cambiate, anzi temiamo che in qualche modo siano cambiate in peggio. Se io penso, se pensassi ad esempio al numero dei dipendenti dell'azienda pubblica nata nel 2015 con una fusione che è stata costituito anche un sacrificio per i lavoratori, e all'epoca della fusione insomma c'erano oltre 1600 dipendenti, oggi l'azienda pubblica ha meno di 1400 dipendenti, quindi questo non significa che ci siano stati licenziamenti, però significa che molti lavoratori che sono andati in quiescenza di fatto non sono stati rimpiazzati, quindi o attraverso una riduzione dei servizi o ancor peggio attraverso l'assegnazione di questi servizi diciamo ad altre imprese, attraverso delle forme di privatizzazione. Per chiudere, l'ultimissima, il futuro del trasporto pubblico regionale? Il futuro è complesso, ma non soltanto per la Regione Abruzzo, è complesso per l'intera nazione, per l'intera Europa, se vogliamo. Insomma, fino a quando non verrà risolto definitivamente questo problema della pandemia, io mi auguro che al più presto arrivi questo vaccino e soprattutto si possano riavvicinare, perché è ovvio che senza l'utenza, senza un riavvicinamento dell'utenza a questo servizio pubblico fa fatica ad andare avanti.